devo prendere il mio taccuino perché ho smemorato e non rischio di dire delle cose completamente sbagliate. E, una cosa che ci interessava, tu ci dirai se c'è nel vero o meno, è l'aspetto di consapevolezza dello scrivere o comunque di quello che si potrebbe chiamare metapoesia. Cioè comunque in alcune poesie, sebbene con molta leggerezza che ti contraddistingue, troviamo anche una riflessione sul tuo stesso atto di scrivere, no? Quindi cito, diciamo, da dai tuoi scritti: immagine fatta di niente, ignora la parafrasi, anche questo a me sembra emblematico, no? E lo stesso titolo in qualche maniera mette il lettore nella posizione di protagonista e di artefice di quello che sta leggendo, no? Cioè, rispondi se ti fa piacere, per favore, come vogliamo tradurlo. Quindi quello che mi interessava sapere è se c'è qual è il tuo rapporto con la metapoesia, cioè c'è chi dice no, non si può parlare di quello che scrivo in una poesia, ci sono quelli che sono a favore e quelli che sono contro, e c'è chi non dà eccessiva importanza a questa cosa. Per te come, qual è la relazione con la tua scrittura all'interno della scrittura stessa? Allora, non credo che sia particolarmente consapevole questa cosa, ma è come se mi trovassi a vederla emergere in qualche modo, mentre sono in quell'altra lì. Okay. È come se uscissi ogni volta da quello che sto dicendo, scrivendo, per riposizionarmi. E chiama in causa forse più l'autore che il lettore stesso, a prescindere dal titolo di cui possiamo magari parlare dopo. È come una chiamata alla presenza, se uno dovesse ogni volta ricordarsi che ok, sto facendo questo, no? E non è un tentativo di spiegare la scrittura attraverso la scrittura, assolutamente. È più un mettersi in presenza, quindi, credo sia questo, non ho molta consapevolezza del. Questo qua penso che sia, in effetti, appunto, come dicevo, si vede emergere questo aspetto in maniera molto leggera, comunque, quindi non mi sembra molto verosimile ora che ci penso questa descrizione che tu ci dai. Sì, forse anche perché ho sempre l'impressione che quando poi si è scritto è come se questa cosa si staccasse da te. Ho sempre dei problemi con l'identità degli autori. Mi interessa sempre poco, non so come dire. Mi interessa l'opera, no? Come se fosse, si staccasse da poteva aver notato anche questo rispetto proprio all'edizione in sé, no? Le edizioni polimante di questa. Sì, questo è essenziale. Sì, 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 però è interessante anche rispetto a questa cosa che tu dici. In qualche maniera c'è anche un accordo fra editore e autore, nel senso che il resto ospita anche Marco Giovenali, che abbiamo già intervistato, insomma. Conosciamo un po' questa collana, il fatto che appunto non ci sia una descrizione biografica nell'oggetto libro proprio, non ci siano foto, cioè non ci sia la tua foto, un po' rientra, no? Mi viene da pensare a. Sì, mi sono assolutamente ritrovata in questa. Ti sei ritrovata. Strategia grafica, sì. Però dai, è anche calzante probabilmente per quest'opera, quantomeno. E io concludo l'ultima osservazione, poi ti lascio la parola. Sì, visto che abbiamo parlato appunto per un po' del titolo, se vuoi prima spiegarci meglio il titolo e poi mi ricollego con un'osservazione. Questa è una formula utilizzata per SVP, Responde SVP, è una formula utilizzata sui cartoncini di mito solitamente.
è una formula francese ma che si usa penso in tutto il mondo, e implica una risposta, una chiamata in causa. In questo caso può riferirsi sia al lettore, ma come un punto di partenza penso che sia nata proprio come un appello alla questione della memoria, come dicevo prima. È come se ogni volta attraverso la scrittura si chiedesse a qualcosa che ci appartiene di risponderci. Quindi risponde la memoria che ci risponde in questo senso. Sì. Perché appunto io mi ero appuntato un po' delle parole per cercare di descrivere questa leggerezza e questa scrittura di superficie, cioè, mi viene da dire a me ovviamente, no? Quindi avevo scritto una forma, una superficie piacevole e cantabile, perché proprio anche questo reiterare certe parole, no? Che probabilmente richiamano anche un tipo di letture, cantabile, appunto è una forma, no? Che mi viene da dire appunto molto di superficie, e sembra che appunto ci voglia una partecipazione in una lettura che avevamo dato noi anche del lettore. Una casa che è una morte leggera, un incubo che è cantabile, un linguaggio piacevole ma che però non è assertivo, o meglio, non ci dai dei messaggi chiari. Mi sembra che ci sia più appunto questa superficie che magari ci trasmette o ci comunica, ma non ci dà dei punti di riferimento chiari attraverso i quali ricostruire una mappa. Allora, forse in parte hai già risposto, però come magari in Giovenale avevamo visto questa idea di allegoria, come qualcosa che l'autore deve riempire, se nel tuo caso può essere più un'allegoria riferita alle emozioni, mi verrebbe da dire, cioè l'autore entra in questa superficie che tu ci spieghi e cerca di accordarsi a te. Ti ho dato un po' di suggestioni, sì. Poi smentisci. Hai usato la parola emozioni, io direi percezioni. Okay. E c'è questa volontà di condivisione, e sta probabilmente proprio nel fatto che non si diano delle coordinate precise. Cioè possiamo incontrarci perché possiamo scegliere entrambi dove incontrarci. E in questo modo probabilmente l'appello alla memoria poi ricade anche sul lettore, perché il lettore deve fare esso stesso appello alla propria memoria. E in queste due terre parallele, che possono essere la mia e la tua memoria, possiamo entrambi incontrarci, ma se ti dessi delle coordinate specifiche non sarebbe così, secondo me. Ok, poi torneremo meglio su questo argomento, penso che domande...